movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam e ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo, l'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, ma gli conviene noi neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno, uno. Il merito va chi di città in città supporta il movimento, organizza dei meet up, le liste civiche, la carta di Firenze, la controinformazione indipendente, chi lotta per avere il Parlamento pulito, il wifi garantito ed uno stato di diritto, democrazia dal basso, liberaci dal canone, mandiamoli a casa, poi rovesciamo la piramide. Non ce la faccio più, voglio una pista ciclabile, zero emissioni, un'aria respirabile. Dico no a ponte, no tal, sono sciagure, non si arrenderanno mai, ma gli conviene noi neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno, uno. Ciao, io sono Pier Nicola Peticini, sono un candidato del Movimento 5 Stelle al Senato e sono un fisico medico che lavoro nel campo della sanità. Mi sono accostato al Movimento 5 Stelle perché penso che in questo momento ognuno di noi debba dare il proprio contributo con la propria competenza, con la propria professionalità, in modo tale da rimettere sulla strada del recupero questa Italia che ormai ha subito una serie di indirizzamenti verso deriva. L'Italia è alla deriva e noi stiamo cercando di rimetterla in piedi con i nostri sforzi, interessando quando più possibile la gente comune, i comuni cittadini che possono hanno il ruolo di darci una mano tutti quanti per rimettere a posto l'Italia. Salve a tutti, sono Michele Labriola, sono di Potenza, 39 anni, candidato alla Camera per il Movimento 5 Stelle. E vi voglio solo dire una cosa a chiunque sta vedendo questa trasmissione: il 5 Stelle è di tutti quanti, non è un partito, è un movimento e dà la possibilità a tutti quanti di entrare nel Movimento 5 Stelle e portare le proprie idee. Perché non so chi di noi tre, noi siamo candidati per il Parlamento, non so chi di noi tre andrà in Parlamento, noi o altri candidati, ma sicuramente i candidati, gli eletti del Movimento 5 Stelle porteranno le idee dei cittadini, le buone idee dei cittadini, e le idee non sono né di destra né di sinistra, le idee ci sono, le buone idee. Quindi seguite il Movimento 5 Stelle e sicuramente cambieremo, rivoluzioneremo tutto. Salve. Ciao, sono Mirella Liuzzi, ho 27 anni e sono di Matera. Sono nel Movimento 5 Stelle da 3 anni ormai e credo che sia giunto il momento di non essere più un suddito, ma di essere un cittadino attivo e presente nella Camera dei Deputati. Io sono candidata alla Camera. Il Movimento 5 Stelle non è soltanto protesta, ma vuole diventare una proposta attiva, vuole far rinascere questo paese che troppo spesso è stato lasciato in corruzione, mafia
ed è stato ucciso dai costi di questa politica che non ha permesso uno sviluppo normale, sano, come invece dovrebbe essere. Quindi il Movimento 5 Stelle vuole essere un'alternativa, una buona alternativa, ma anche una rivoluzione, e questa rivoluzione sarà in piazza come sta tuttora avvenendo con Grillo, e sarà anche un'evoluzione, perché con noi si evolveranno sia i parlamentari degli altri schieramenti sia tutti gli altri cittadini. Ciao. Alla fine, quando va all'estero, il Parlamento decide per le lobby, per i poteri forti, per le banche, per la Chiesa, per le multinazionali, mai una legge per i cittadini, cittadino comune. Abbiamo visto, hanno distrutto tutto, hanno distrutto il lavoro, hanno distrutto le piccole e medie imprese. Ci hanno rovinati, qua in Basilicata, diceva Mirella, il petrolio, ci hanno obbligato ad estrarre il petrolio, ci hanno illuso per 20 anni con le royalty, poi alla fine ci è arrivata una carta idrocarburi, che diciamo, della povertà, l'elemosina della povertà, con cui pensano di, non lo so, prima si compravano i voti con i pacchi di pasta, poi in Lombardia dice che li pagavano 50 euro a voto, allora pensano che adesso con 140 euro a voto esce di nuovo la maggioranza per andare a governare. E deve finire, tutto questo deve finire. Grillo è un grandissimo megafono, un grandissimo accentratore, uno che porta alla ribalta tante belle cose che dice, poi bisogna dirlo, sono 20 anni che dice cose giuste. Però a noi ci sta dando una possibilità. Come dice Mirella, è arrivata un'email anche a me qualche mese fa, ti vuoi candidare? In quale, io chiedo a voi, in quale partito la possibilità di cittadini normali, comuni, senza fare la solita trafila, consiglio comunale, consiglio regionale, a passarti agli ordini che ti arrivano dall'alto, vedere se sei controllabile, se stai zitto, se obbedisci, tanti schiavi per poi ti portano avanti. Questa è la politica, se non credo tutti la conoscete. Invece no, il Movimento 5 Stelle ci ha dato questa possibilità, ha dato la possibilità a cittadini comuni di candidarsi, di eleggersi, perché noi abbiamo fatto delle votazioni, delle parlamentari aperte agli iscritti, ma per iscritti, perché erano iscritti al 30 settembre 2012, però se erano iscritti 60 milioni di italiani, votavano tutti i 60 milioni, questi 60 milioni di italiani si sceglievano i propri parlamentari. Ed è per la prima volta un'applicazione di democrazia. Poi avete visto le falsare fatte dagli altri partiti. C'è un Porcellum che dal 2006 nomina, non dà nemmeno la possibilità ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vengono nominati, poi ci dicono che noi non siamo preparati, che noi siamo, non siamo politici, che non siamo bravi. Dice Mirella, c'è chi ha due lauree, c'è chi ha master, ci sono ingegneri, professionisti, medici e soprattutto... Signori, c'è la meritocrazia, che in Italia non esiste, ma non può esistere perché ci controllano i poteri forti. Perché nel Movimento 5 Stelle ci siamo candidati, in Basilicata eravamo 34 persone, sono stati votati, i primi 11, sono i primi 13, poi rimasti 11, sono stati candidati. Quindi quella è meritocrazia. Mirella è capolista alla Camera, è capolista al Senato, ma non perché l'ha piazzato qualcuno dall'alto, non perché fanno favore a qualcuno, ma perché hanno capacità, perché sono stati scelti. Se c'erano 60 milioni di italiani, scegliamo i più bravi. E poi la cosa bella è che siamo tutti lucani. Grillo ha detto questa cosa bellissima, ha detto il Movimento 5 Stelle è un nuovo metodo. Quindi io insisto, possiamo parlare di programma, un programma bellissimo, è modificabile, tutti lo possiamo parlare, ma vorrei sottolineare questo, il metodo del Movimento 5 Stelle. Per la prima volta l'Italia ha la possibilità di uscire, di non dare più la delega in bianco. I partiti, 40 anni, destra, sinistra, qui dentro ci abbiamo di tutto, c'è chi si credeva di essere di estrema destra, c'è chi credeva di essere di estrema sinistra, c'è chi credeva di essere di centro. Nel 5 Stelle non esiste più tutto questo, perché le buone idee non sono né di destra né di sinistra. L'acqua pubblica è una buona idea, contro il nucleare è una buona idea, le energie rinnovabili sono buone idee, l'inceneritore è Fenice, va chiuso perché inquina e uccide, è una buona idea, non è né di destra né di sinistra. Però dobbiamo stare attenti, perché se continuiamo a seguire questi partiti che ci hanno illuso, promesso di tutto e hanno fatto quello che vogliono, faranno quello che vogliono, noi non usciremo più di qua. Che dici se facciamo a fare qualche domanda tra di voi, se c'è qualche domanda, pure qualche curiosità, anzi domande cattive, se,
Se sentite parlare di noi populisti, demagogia, la cosa più cattiva che avete con i 5 Stelle, pure per favore. Come pensate, tanto sapete com'è la situazione qui nelle zone, come pensate di operare nei campi di locali, sezioni, oppure punti di incontro, oppure tessere, oltre ad essere iscritti regolarmente sul sito, e se c'è comunque dei punti di riferimento a cui rivolgersi. Che io personalmente sono stato chiamato verso l'otto per un quarto che stavo facendo la spesa e stasera non mangio neanche, maledizione, però mi è stato chiesto da Pietro Pieni perché tu sei stato uno dei primi che ti sei iscritto al sito, quindi di farti vedere e fare atto di presenza. Quindi non è un rimprovero, chiaramente, perché immagino che ci saranno state mancando tutta la struttura partitica che fa le telefonate, che avvisa, che chiama l'amico dell'amico, è una cosa estremamente difficile, chiaramente. Però mi piacerebbe sapere se si ha intenzione di fare almeno un abbozzo così di punto di riferimento, se non altro per non andare così liberi a ruota libera. Grazie. Il Movimento 5 Stelle principalmente è in rete, però questa questione della rete, molto spesso la gente ci chiede come pensate di arrivare alle persone anziane, no? Che non mandano tipicamente sul computer, e poi c'è il contatto diretto come quello che stiamo avendo noi qui. Noi dobbiamo capire in primo luogo un fatto: qui a Rio Nero, come anche in altri posti, sta nascendo il Movimento 5 Stelle, ci sono delle persone che stanno iniziando a condividere questa consapevolezza, e quindi è naturale che ci vorrà del tempo per intanto capire una cosa. Tutti, il Movimento 5 Stelle è aperto a tutti, anche chi ha fatto politica attivamente fino ad ora. La cosa che farà la differenza quando queste persone che adesso sono riconoscibili in un certo modo come gente che ha fatto politica, probabilmente nel mio caso no, perché io non ho mai fatto politica, ma probabilmente voi troverete delle persone di destra insieme a delle persone di sinistra. Abbiamo avuto l'esempio di Maschito l'altra sera, in cui c'eri anche tu, no? Ti ricordi? In cui l'organizzatore della serata si alzò e disse: io sono contento perché da adesso in poi, dopo 40 anni che mi sono scornato con il mio vicino che era di estrema sinistra, ho i motivi per fare politica insieme. Questo è il passaggio epocale di cui noi dobbiamo essere partecipi. Capire che scontrarsi con la persona che c'è stata a fianco, che magari fino ad ora ha avuto ideali condizionati, non idee, ma ideali diversi dai nostri, è sbagliato. Dobbiamo ragionare sulle idee, come diceva Michele, e lì troveremo il punto di incontro per fare quello che ci interessa, per fare quello che ci torna positivo a tutti. Poi, come farlo questa cosa qui? La rete è una cosa che tipicamente nel Movimento 5 Stelle viene utilizzata, con i meetup. I meetup sono dei luoghi di incontro sulla rete, sono dei luoghi che servono per organizzarsi. Ma organizzarsi significa organizzarsi per fare le cose che occorrono, e le cose che occorrono sono discutere. Ora naturalmente c'è una visione locale, no, quella del paese, ma poi c'è una visione regionale e poi c'è una visione nazionale. Ma nel meetup, che serve per incontrarsi anche di persona, si ragiona a tutti questi livelli, si cerca di condividere gli indirizzamenti più generali, no? Quelli che quando faremo delle proposte da proporre ai nostri parlamentari verranno discusse in Parlamento, appunto. Ma poi si cercherà di capire anche queste proposte come si proiettano nella nostra realtà locale, quindi sulla sanità, quindi sul lavoro, quindi sul trasporto, quindi su come si creano nuove possibilità di lavoro per i giovani. E allora capiremo che forse i nostri ragazzi, le persone che si sono laureate, che stanno qui a Rio Nero, come stanno a Matera, come stanno a Potenza, non avranno più la necessità di andare via, nonostante abbiano una laurea, nonostante siano preparati e abbiano un'esperienza, perché evidentemente con le nuove idee si può trovare anche la possibilità di lavorare dove si è nati.
le cose di cui vi raccontavo prima sono idee, quando vi dicevo del fatto dei ragazzi che parlavano lì a Pavia, perché una cosa che a me piace tantissimo, c'è la possibilità di riconsiderare i nostri edifici, no? Molto spesso si costruisce col cemento, si costruiscono nuovi edifici ed esistono città intere spopolate, senza gente che le va a vivere queste case, no? Il Movimento 5 Stelle dice altre cose: non bisogna investire nel cemento, nel mattone inutilmente, bisogna rivalutare i centri storici, pensare di nuovo di poter intervenire sulle case vecchie, antiche talvolta, con nuovi materiali per evitare che perdano energia, che disperdano energia. Questa, diciamo, rimodulazione, riformulazione della idea di casa che ti produce energia, esistono delle tegole fotovoltaiche che ti producono energia, no? Tutte queste nuove idee possono evitare che ci siano dispersioni. Voi pensate qual è la ricaduta a livello nazionale di questa cosa? Immaginate di fare tutta l'Italia così. L'Italia non ha più bisogno di dipendere dalla Russia, dal gas. Sono tanti piccoli gesti che, cambiando la mentalità, possono innescare un nuovo modo di vivere la politica, di vivere quindi la vita. Questo è solo un esempio, ma evidentemente questo approccio si può trasferire dovunque. Io spesso faccio l'esempio della sanità, che conosco molto meglio, no? Perché molto spesso in sanità di cosa si parla? Che la sanità è un calderone che perde pezzi, una macchina molto pesante. Perché è così la sanità italiana, che è fondata su un principio bellissimo, quella della universalità dell'accesso, una cosa bellissima, la gratuità delle cure, anche questa è una cosa bellissima, gli altri paesi al mondo ce le invidiano, eppure noi dobbiamo mettere in discussione questi principi bellissimi. Perché? Perché ne facciamo un uso sbagliato della sanità, perché la politica è entrata fino all'osso nella sanità a mettere gente dove non occorre gente, a mettere persone che non merita, dove io non sto facendo un discorso generale, è ovvio che ci sono le dovute eccezioni dovunque, ma parlo del sistema. Voi andate a Napoli, andate a vedere il secondo policlinico di Napoli, è un paese due volte Rio Nero, non due volte, ma insomma come Rio Nero, tutti edifici che sono tutti ospedali, l'edificio numero 22, un palazzo enorme. Lì c'è tantissimo clientelismo, ci sono primari di se stesso, non ci sono pazienti, ci sono primari che pigliano 150.000 euro all'anno senza fare niente. Capite che mettere le mani a queste strutture non lo può fare chi ha creato queste strutture, lo può fare soltanto chi è fuori da tutto questo e chi è in grado di mettere in discussione tutto questo, perché rischia qualche cosa e perché non partecipa a tutto questo. Ci vuole un atto di coraggio da parte di tutti per mettere in discussione questi sistemi. Buonasera, mi chiamo Ferrara Giuseppe, ho 59 anni. Io vorrei fare una domanda, ma lì mi è cattiva. Volevo sapere, i partiti tradizionali hanno uno statuto che poi non rispettano mai. Il movimento non lo so se ce l'ha uno statuto. Poi volevo sapere come viene regolamentato il fatto dei vari scippi che ci sono stati. Nel Movimento 5 Stelle questo problema qua come viene affrontato? Penso che la domanda sia abbastanza cattiva. Noi non abbiamo uno statuto, infatti abbiamo uno statuto che sono 5 paginette, niente di che. In questo uno statuto ci sono 4 regole. Ci si può iscrivere al Movimento 5 Stelle se non si hanno tessere di partito. Ok. Ci si può candidare nel Movimento 5 Stelle se non si hanno tessere di partito, se si è residenti nella circoscrizione del comune per il quale ci si candida, se si è incensurati e se non si è già fatto, se non si è già fatti due mandati, nel senso che se io sono stato consigliere comunale, sono stato consigliere regionale, non mi posso candidare. Questo c'è scritto praticamente nello statuto.
Per il caso di Shiri Poti, io ho qui il codice parlamentare che noi abbiamo firmato nel momento in cui ci siamo candidati. Allora, noi praticamente siamo costretti, in pratica, oltre a tagliarci del 50% lo stipendio, che a noi fondamentalmente non ci costa, perché non è che siamo ricchi sfondati, quindi ci va bene comunque guadagnare 2500 euro nette al mese, va benissimo, cioè chiunque avrebbe bene, credo, tranne a chi ne guadagna 90.000 euro al mese, a quelli probabilmente non andrebbe bene. E dicevo, nel nostro statuto c'è scritto che i parlamentari possono, hanno un loro gruppo. Nel momento in cui c'è qualcuno che viola le regole, unendosi i parlamentari possono decidere di estrometterlo dal gruppo. Il problema però è che quando una persona viene eletta in una circoscrizione, ad esempio come la Basilicata, faccio il mio esempio, io decido tutto ad un tratto che no, non voglio più 2500 euro nette al mese, voglio 10.000 euro come tutti i partiti, voglio quei soldi. Allora che succede? Loro si riuniscono e dicono: senti Mirella, per piacere, per cortesia, esci dal Movimento 5 Stelle perché non ne rispetti più i principi. Il problema è che chi viene eletto non c'è il vincolo di mandato, nel senso che io ho la facoltà di rispondere semplicemente ai cittadini della mia circoscrizione. Quindi vengo estromessa dal gruppo del Movimento 5 Stelle, ma non posso, non ho violato nessuna regola, perché la legge mi dice che io devo guadagnare quei soldi. Quindi non posso uscire fuori dal Parlamento, nessuno mi obbliga, e purtroppo la legge te lo permette, non c'è altro modo da fare. Che succede però? Che io ci perdo la faccia. Io ci perdo completamente la faccia se faccio una cosa del genere, perché sono un mese che giriamo tutti i paesi e diciamo sempre la stessa cosa. Io sono 3 anni che sono nel Movimento 5 Stelle, faccio conferenze stampa, faccio banchetti, parlo con la gente, faccio insomma le cose che vi ho raccontato, e che credibilità avrei? Ok che in questo paese tutto viene dimenticato, tutto si fa sempre il contrario di tutto, però alla fine noi ci dobbiamo basare sulla persona, sull'umiltà della persona e su ciò che rappresenta questa persona. Se Silvio Berlusconi o Bersani mi dicono: no, facciamo la legge sul conflitto di interessi, ma sono 20 anni che ce lo dicono della legge sul conflitto di interessi, non l'hanno mai fatta e ora lo ripetono: facciamo la legge sul conflitto di interessi. Io vi dico, io la faccio la legge, noi la facciamo la legge sul conflitto di interessi, perché noi interessi non ne abbiamo, non abbiamo niente, perché siamo cittadini comuni come voi. Fino all'altro giorno io prendevo 500 euro al mese, ma che interesse voi che io mi devo difendere? Scusa, invece saluto un giorno però. Prego. Non c'è paura, non c'è paura che uno prende i voti e se ne va con un altro partito come hanno fatto tanti. Allora. Cioè non dice lo statuto che uno non potrebbe. Praticamente il nostro statuto regolamenta il Movimento 5 Stelle. In base alla Costituzione il parlamentare, parliamo del parlamentare, non può avere vincolo di mandato, quindi significa che nel momento in cui è in Parlamento deve essere libero. Però attenzione, gli scilipoti cosa sono? Gli scilipoti sono coloro che non si adeguano alla decisione del... chiamiamo partito per dirlo in generale, però noi parliamo del nostro movimento, il Movimento 5 Stelle. Però voglio fare un passo indietro, che cos'è il Movimento 5 Stelle e su cosa è basato? La differenza tra i partiti, tra tutti gli attuali partiti del Movimento 5 Stelle è sulla sua democrazia interna, perché 5 Stelle è basato sulla democrazia diretta e non sulla democrazia rappresentativa. Quindi questo fa tantissimo ed è anche la garanzia, mi spiego, cerco di spiegare in un minuto velocemente. Democrazia rappresentativa di tutti i partiti, il nostro parlamentare di qualsiasi partito viene qua, chiede i voti, va in Parlamento ed è libero di fare qualsiasi cosa e prendere le decisioni su qualsiasi argomento. Il Movimento 5 Stelle, noi che siamo candidati come Movimento 5 Stelle, ci impegniamo, in base alla democrazia diretta, a non decidere. La cosa bella dell'eletto del Movimento 5 Stelle non decide, però esegue, tant'è vero che viene chiamato portavoce e non onorevole.
Per questo motivo semplicissimo, perché con la democrazia diretta a decidere sono appunto gli attivisti, se non i cittadini italiani, cioè tutti coloro che sono iscritti sul sito nazionale del www.beppenello.it possono tranquillamente decidere tutto il programma. Il programma che voi, non so se l'avete letto, è in rete dal 2010, basta fare una ricerca su Google, il programma Movimento 5 Stelle, è un bellissimo programma di 17 pagine, se non mi sbaglio, che raccoglie un po' tutte le proposte che hanno fatto gli attivisti sul sito da 5 anni a questa parte. Sono state votate, con la famosa regola che uno vale uno, quindi non ci sta chi comanda e chi esegue, non c'è chi vale di più e chi vale di meno, uno vale uno, anche l'ultimo che entra vale quanto il primo parlamentare eletto. E quindi quel programma è stato messo lì in rete, adesso verrà aggiornato perché è dinamico, molte cose non ci sono, sull'euro non ci sta ancora la decisione, sulla sovranità monetaria non c'è ancora la decisione e così via, però verrà tutto, essendo dinamico, verrà votato nell'arco dei prossimi mesi, verrà deciso. E i parlamentari, quella è la loro linea. Faccio un esempio, l'ho fatto prima a Murphy, sui matrimoni gay, io posso avere un mio parere, cioè Nicola può avere un suo parere, però quelli sono nostri e restano nostri. Noi abbiamo il compito di andare in Parlamento e portare avanti le idee decise dai cittadini, da tutti i cittadini messi insieme a maggioranza. A maggioranza. Può esserci lo scillivoti? Sì, ci può essere, però il sistema è, secondo me, geniale, perché quello scillivoti, noi saremo, sparo un numero, 100-150 parlamentari, su quando si andrà a votare sulla legge, la legge per il, sul conflitto di interesse, dovremo votare tutti a favore di quella legge. Se un solo parlamentare o 10 parlamentari del 5 Stelle voteranno contro, verranno automaticamente esclusi dal gruppo parlamentare. Quindi che significa? Che lo scillivoti ci potrà anche essere, ma non ci sarà. Perché non ci sarà? Perché una sola volta dovrà votare contro e verrà messo da parte. Però che cos'è questo? Resterà in Parlamento e farà il suo lavoro, ma a noi non interessa lo scillivoti, interessa che tutti i voti che i cittadini danno al Movimento 5 Stelle vengano rappresentati in una direzione. Invece cosa fanno gli altri partiti? Non c'è manco bisogno dello scilipoti nel PD, perché il PD vi mette sul programma, eliminiamo le province, però sono 10 anni che stanno governando, 20 anni che stanno governando con il PD e il PDL insieme, alle province non l'hanno eliminato. Quindi quella è la regola che tra virgolette rende immune questo movimento da questi possibili scilipoti. Poi ci sarà qualcuno che su 100 non vorrà i suoi 2.500 euro, ma ne vorrà 20.000. Vabbè, ma sappiamo che il problema è della singola persona, cioè ce la potremo prendere col singolo, però l'importante è che il sistema riesca ad avere gli anticorpi interni per eliminare queste situazioni. Questo è fondamentale. La regione ha statuto speciale. Lo stipendio dei consiglieri regionali è di 20.000 euro. 20.000 loro l'hanno ridotto comunque ai 2.500 euro, che sono una cifra molto onorevole. Quindi hanno tagliato il 75%, quindi ecco, nessuno può garantire che domani qualcuno non volterà la pagina e girerà la faccia a tutto quello che deve necessariamente dimostrare sul campo per poter arrivare lì, altrimenti non riesci a convincere i tuoi amici attivisti se non sei autenticamente del Movimento 5 Stelle. Quindi una prima selezione avviene subito, perché noi siamo andati lì, cioè siamo andati lì nel senso, siamo stati votati per essere candidati anche per quello che siamo, no? Una prima selezione avviene perché noi ci siamo messi in campo in questa cosa anche con la nostra faccia pulita, e questo è già un primo filtro, il fatto di essere stati scelti. Poi la garanzia totale non ce l'avrà nessuno, ma quello che stiamo vedendo è l'esempio che questo meccanismo funziona. Forse con le prossime elezioni ne avrete tutti una dimostrazione molto più consistente, e quindi probabilmente questo movimento avrà un'ulteriore crescita, sarà messo di fronte alla prova probabilmente anche di governare, non solo di protestare, ma vi assicuro, il Movimento 5 Stelle non è soltanto protesta e non deve raccogliere soltanto i voti di protesta. Dovete immaginare che a questo
che questa funzione sta svolgendo benissimo Grillo. Noi dobbiamo dare il dovuto merito a Beppe Grillo per quello che sta facendo, però a questo segue il passaggio di consegne di questa protesta alla gente comune. Michele lo dice sempre, anche Mirella, andare lì, normali cittadini, andare lì e mettere il faro su chi ruba, significa, soltanto questo significa evitare che rubino ancora, perché se tu metti sotto il faro un ladro, lui non ruba più. E questo è già un primo fatto, non bisogna essere capaci di governare per fare questo, perché intanto il fatto stesso che staremo lì li metterà di fronte al fatto che non potranno più fare tutto quello che fanno senza informarci. Questo è un primo enorme vantaggio. E poi a questo conseguirà anche il fatto che si governerà meglio. Non è una questione soltanto di protesta, si governerà meglio perché quelli che andranno lì saranno liberi di fare quello che veramente occorre, potranno prendere decisioni che occorrono, non saranno dettate dall'alto, saranno dettate dal basso, saranno dettate dalla gente, questo è il punto. L'ha detto prima Michele, noi andremo lì a fare, a eseguire quello, la vera democrazia, a fare consapevolmente quello che la gente vuole che si faccia. E quello che la gente vuole che si faccia è quello che supererà la soglia del 20% quando si faranno delle votazioni online, probabilmente, con dei sistemi nuovi, con dei sistemi veloci che non costano, che non generano sprechi e che permetteranno di avere delle proposte che poi verranno dibattute e sostenute fortemente da coloro i quali andranno a svolgere questo ruolo in Parlamento. Ecco il meccanismo del Movimento 5 Stelle. No, è una rivoluzione alla quale bisogna che partecipano tutti, perché questo è un momento storico, è il momento storico che demarca il passaggio tra la salvezza di questo paese o la rovina di questo paese. Lo dobbiamo capire bene questo fatto qua, noi già stiamo rovinati e l'unica possibilità è che tutti quanti noi andiamo lì a prenderci quello che è nostro. Questo è il punto. Sono un probabile elettore del Movimento 5 Stelle, volevo semplicemente chiedere, dato che sta raccogliendo tanto consenso, e come diceva prima il signor Felici, praticamente c'è la possibilità che il Movimento 5 Stelle si trovi proprio a governare, e quindi nel momento in cui ci fosse una maggioranza del Movimento 5 Stelle, ci sarebbero l'espressione di un premier, non so come definirlo, che cosa ci ritroveremmo di fronte nel momento in cui il Movimento 5 Stelle dovesse essere maggioranza in questo paese? Grazie delle due domande, tutte e due belle, allora cerchiamo di rispondere velocemente. Allora, il Movimento 5 Stelle è già pronto per andare a governare, è prontissimo. Infatti lo dice Grillo, ma lo pensiamo tutti quanti. No, io non lo penso. Non lo pensa niente, forse lo pensano tutti. L'obiettivo è quello di raggiungere il 100%, cioè superare il 50%, dopodiché sciogliersi e far entrare i cittadini, perché i cittadini sono liberi di entrare. Il bello delle 5 Stelle è una rivoluzione proprio epocale, una rivoluzione culturale, perché nei 5 Stelle non si decide di entrare, si è già dentro quando non si vota la politica, non si votano i partiti. Il Movimento 5 Stelle si entrano e possono entrare tutti quanti possono decidere uno per uno e le maggioranze sono quelle che contano, quindi tutte le decisioni sono prese a maggioranza. Per quanto riguarda il Premier, cosa c'è? C'è un luogo comune, il premierato in Italia non esiste, la Costituzione dice che il capo del governo lo nomina il Presidente della Repubblica, tant'è vero, vi faccio l'esempio, voi sapete che Berlusconi di Fail ora sta facendo la sua campagna elettorale, però sta dicendo che lui farà il ministro, per dire. Quindi pure nel Movimento 5 Stelle l'eventuale capo del governo, quindi capo del Consiglio dei Ministri per essere precisi, verrà scelto tra i candidati, tra gli eletti, tra i parlamentari, con una votazione per l'ennesima volta democratica. Il più meritevole verrà votato e verrà nominato come presidente del governo, del Consiglio dei Ministri. È una presa in giro quello che dicono che il Movimento 5 Stelle non ha un leader, perché il leader è il movimento stesso. Il leader del Movimento 5 Stelle è lo stesso movimento, cioè i cittadini, perché non devono esistere leader, perché
Ora mi ricollego alla domanda. L'eletto è un portavoce, non è colui che conta più degli altri o che decide. Non decide, esegue. L'eletto esegue. Quindi quando i parlamentari del Movimento 5 Stelle andranno in Parlamento, saranno dei portavoce, saranno coloro che ascolteranno le esigenze dei cittadini. Se avranno delle decisioni da prendere, non le prenderanno, ma si fermeranno e chiederanno alla base, cioè a tutti i cittadini, qual è la decisione migliore da prendere. Quando è stata presa la decisione, il parlamentare esegue. Quindi alla fine è un operatore. Abbiamo tolto, dobbiamo togliere alla politica la delega in bianco, perché abbiamo visto che ci hanno fatto negli ultimi 40 anni. Ci hanno praticamente massacrato. Fenice, noi siamo stati adesso a Melfi. Abbiamo parlato 3 ore di Fenice. Mirella ha fatto vedere un video bellissimo a Matera nel 2007. Cerco di sintetizzarlo. A Matera nel 2007 ci sta il sindaco di allora. Volevano portare un inceneritore a Fenice. È stato chiamato il tecnico espertone di questo mondo, che è venuto lì a vendersi che l'inceneritore fa bene. L'inceneritore non uccide, le nanoparticelle per lui non esistono. Dove ci sono gli inceneritori, nessuno si è lamentato. Fuori, poi è stato contestato, fuori con la telecamera a 4 occhi, ha detto no, sotto casa mia un genitore mai. L'ho fatta così veloce, è un bel video, era da vedere, che sono andati su YouTube, lo cercate, Movimento 5 Stelle Matera, l'inceneritore. Per dire, Fenice, quando nel 93 sono venuti a darci la Fiat, ci hanno detto volete 6.000 posti di lavoro e Fenice? I lucani cosa hanno detto? Hanno detto sì. Lucani parlamentari politici di allora, quindi è stato sciolto da loro. Fenice a Parma, adesso il sindaco Pizzarotti sta facendo una campagna, sta facendo la guerra all'inceneritore, pure lì la stessa cosa, gli inceneritori vanno chiusi, punto, non c'è tanto da dire, gli inceneritori uccidono, gli inceneritori da tumori, hanno particelle, inquinamento dalle falde. Il 4 ottobre dell'anno scorso, 2012, c'è stata l'udienza, la prima udienza per il processo Fenice presso il Tribunale di Potenza. Il gruppo Noi di Potenza, Movimento 5 Stelle con Matera e tutti gli altri lucani del Movimento 5 Stelle, eravamo gli unici a manifestare un sit-in silenzioso sotto il Tribunale per cercare di portare l'attenzione dell'ordine della pubblica, dei cittadini, su questo problema grandissimo. Mi credete che non c'era un giornalista? Mi credete che non c'era l'informazione, ha fatto finta che non esistevamo? La stampa è al servizio di questo. Ovvio. Perché? Pagano Fenice. Giustissimo. Ha un capitale sociale di 90 poteri forti, miliardi e miliardi di euro. E non può pagare. Benissimo, ma perché? Può danneggiare se ne esce pulito. Il progetto. Tutto il problema. L'immondizia l'hanno creata un po'. Perché più immondizia c'è il problema. Se ormai sull'immondizia è un grosso business. Perché in campagna mettere un'altra volta il turbino del paese, raccolta spinta di Fenice, raccolta spinta differenziale, benissimo, ma il Movimento 5 Stelle queste cose le dice da quando è nato, e lui le dice da 20 anni. Ci sono esempi in tutta Italia dove si può fare tranquillamente. Dati, in campagna chi li va a controllare? Esatto, l'ARPA, perché chi l'ha creata? L'ha creata la regione Basilicata per controllare, per far finta di controllare senza controllare. Cioè, queste cose le dice da 20 anni. In campagna il Bassolino è stato il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti. Cosa c'ha di emergente, di emergenza? Un 15 anni di amministrazione, 15 anni puoi pianificare il mondo. Però cosa, come dice giusto il signore, va creata prima l'emergenza per poi gestirla senza gara d'appalto, aumentando i costi, dandolo all'amico mafioso, con tutta una gestione di capitali che sta sotto una speculazione di quelli incredibili. Gli inceneritori, i CIP6, cosa sono? Sono dei contributi che noi paghiamo sulla nostra bolletta per le fonti rinnovabili, invece hanno messo e assimilati, ci hanno messo dentro anche l'inceneritore, quando l'inceneritore non è una forma, non è un'energia rinnovabile, bensì sappiamo benissimo che inquina, uccide e tutto il resto. Però il discorso è a monte, il discorso qual è? È quello che la mala politica, i poteri forti, i partiti per come sono strutturati al loro interno hanno un direttivo. Ci sono i partiti padronali in Italia, voi lo sapete benissimo, destra e sinistra, basta comprarsi 3 persone da una parte e 3 persone dall'altra e abbiamo fatto il giochetto. Il problema è che questi partiti non ci rappresentano. Non ci rappresentano assolutamente. Il 5 Stelle oggi vi dà a voi la possibilità, a noi tutti, di candidarci, di eleggerci, sceglierci tra di noi ed andare in Parlamento, in Consiglio regionale, in Consiglio anche comunale dei vari locali, nei vari comuni, per gestire e portare i nostri interessi. Quella è la grande rivoluzione.
Oggi, quando uscite da questa stanza, io vi chiedo questo: date un po' del vostro tempo, mezz'ora a settimana, per unirvi, per partecipare al gruppo locale qua di Rio Nero, oppure se siete di Melfi, se siete di altri comuni, costituite il vostro gruppo locale usando la rete è importante, se non c'è la rete non stavamo qua. Però ci vuole anche il contatto, ci vogliono le riunioni, bisogna vedersi in faccia, noi facciamo anche banchetti, facciamo volantinaggi, cerchiamo di coinvolgere più persone possibili, e come ha detto Pianicola, non si cercano i voti, bisogna cercare i cittadini attivi. Ognuno di noi deve essere un cittadino attivo e deve spargere la voce con i propri amici, i propri parenti, i propri conoscenti, usando tutti i mezzi, dalla rete al telefono al passaparola. Ed è importante cercare di portare la diffidenza, la prima cosa. Qua esistono, cioè, siamo tutti diffidenti, chi non conosce quanta gente, no, 5 Stelle, Grillo, quello urla, populista. Beh, eccetera eccetera. Pure all'inizio si è tutti vecchietta, quanti. Ma vecchietta che non fa su internet, non dice che si vivo. Siamo contenti. Però noi dobbiamo dire a tutti quanti di entrare e conoscere quello che sta succedendo, conoscere come funziona, conoscere che nel 5 Stelle ci può essere anche il partito e anche il politico di professione che ha fatto politica in passato, d'accordo? Tanto non si potrà candidare. L'importante è che uno vale uno, e questa è una regola fondamentale. No, perché ho detto che non siamo pronti a essere la prima forza del paese. Allora, Beppe Grillo, un po' di tempo fa, insomma, parlando, non a me ovviamente, ma con Dario Fo, disse: noi effettivamente volevamo saltare queste elezioni perché siamo nati su base comunale soprattutto. Il programma è stato fatto su base comunale. Poi siamo arrivati alle regioni e poi è successa questa crisi di governo che ci ha colto totalmente sprovvisti. Poi addirittura c'è stata addirittura l'anticipo delle elezioni. Io credo che nessuno debba avere la presunzione di essere il migliore, di saper far tutto. Noi non abbiamo esempi. No, il Movimento 5 Stelle non è stato ancora in Parlamento. Ci sono certe cose che evidentemente saranno difficoltose. Io stessa mi chiedo: ma chissà come andrà là, come sarà, che cosa devo fare nella stanza dei bottoni, cosa troverò, le carte, i sottorifugi, chi verrà, i dirigenti che verranno a offrire qualcosa, succederà di tutto lì, è inutile negarlo, per cui probabilmente potremmo comunque farcela, però ci vuole veramente un impegno grossissimo, cioè se siamo una forza politica, io probabilmente non dormirò più la notte perché dovrò studiarmi qualsiasi tipo di cosa aiutata dai cittadini. Non abbiamo esperienze, dicevo, pregresse. Magari vi posso dire una cosa che è successa nel Parlamento siciliano. Nel Parlamento siciliano ci sono 15 deputati, perché lì si chiama Parlamento, è una regione a statuto speciale, la Sicilia, quindi ha un sistema di governo diverso. Ci sono 15 deputati del Movimento 5 Stelle. Nel programma del Movimento 5 Stelle c'era non permettere opere inutili. Una di queste opere inutili è il WOS. Praticamente è un sistema di radar americano che volevano installare in Sicilia. Questo sistema è alle Hawaii, in Australia, nella Virginia, e lo volevano mettere a miscela. I parlamentari siciliani hanno detto: no, col cavolo che lo mettete qui. Che cosa hanno fatto per non permettere che questa legge fosse varata? Hanno sempre fatto mancare il numero legale. Ogni volta si sono impuntati e hanno detto: questa legge da qui non passa, non basta votare no, noi facciamo proprio mancare il numero legale. E ce l'hanno fatta. Quindi una rappresentanza in Parlamento anche forte, anche se non siamo la prima forza politica, servirà, perché gli altri partiti non potranno più fare i giochetti tra di loro: tu voti questo, allora io voto quell'altro. Noi saremo dei cani sciolti, voteremo quello che è giusto, saremo proprio liberi da qualsiasi condizionamento. Prima di fare una legge loro ci devono pensare, perché diranno: caspita, che cosa diranno ora questi del Movimento 5 Stelle, che cosa faranno? Ed è un conto se ce ne fosse stato soltanto uno, anche se uno da solo, come a Milano c'è un consigliere comunale che si chiama Mattia Calise, che ha 20 anni, è da solo, lui riesce a fare un casino dentro quel consiglio comunale che nessun altro ha mai fatto, riesce a lavorare benissimo, a fare proposte, a fare anche opposizione,
E questa sua opposizione viene documentata sui media, quindi tutti sanno tutto ed è da solo. Io mi immagino chissà cosa potrà succedere in Parlamento con 100, 150 deputati, 50 senatori. Sarà veramente incredibile, tant'è che noi non riusciamo nemmeno a fare delle previsioni, perché ci troveremo di fronte a un mondo che non ci è mai appartenuto, non ci appartiene, perché noi non sappiamo effettivamente come vanno le cose lì. Però faremo certamente del nostro meglio, quindi ci impegneremo, saremo la prima, la seconda, saremo da soli, sarò da sola, faremo comunque casino. Che è nato, perché non ho vergogna di dirlo, alle ultime elezioni politiche non sono andato a votare per un semplice motivo, perché mi sono posto questa domanda e tanti mi hanno posto la domanda: come faccio a votare un imprenditore che non potrà mai fare gli interessi della classe operaia, essendo io stato un lavoratore per tutta la vita, okay? Ma c'è stato un altro motivo che mi ha spinto a non votare. Scusate l'espressione, a meno di quei 25 parlamentari che hanno votato a favore dell'abolizione del vitalizio dei parlamentari, io andavo a votare, chiedo scusa alla sì, o una puttana o un mafioso. Ha detto preferisco non andare a votare. Però nel dubbio questa volta di andare a votare, fino a quando per fortuna ho visto il manifesto delle liste elettorali, però ho visto fino al 25 Stelle. E allora mi si è tolto ogni dubbio, io questa volta vado a votare per un altro motivo, perché oramai io sono fuori dal mondo del lavoro, sono un pensionato, quindi posso anche dire non mi interessa. Beh, sinceramente per una persona che ha lavorato, ogni qualvolta che accendo questa maledetta televisione e sente le porcherie che hanno fatto fino ad oggi tutti i nostri parlamentari, a meno di quei 25, perché se no qualcuno magari mi denuncia, va bene, a meno di quei 25, sono un branco di ladri. Perché sono un branco di ladri? Beh, io quando c'è stato il referendum marionetto in Italia per l'abolizione del vitalizio ai partiti, io ho detto che i partiti non si devono prendere dei soldi. E quando c'è il punto che hanno fatto, questi qua hanno preso i soldi. Adesso se uno cambia la legge, io non sto parlando di legge, ma io sto parlando di soldi. Allora tu che stai facendo? Il Parlamento italiano, a partire dal Presidente della Repubblica, ha promulgato quella legge. Abbiate pazienza, io un altro termine non lo conosco, tranne di essere derubato dal Parlamento italiano. E qui io ringrazio e mi auguro che possiamo, che io andrò a votare, ma non ho vergogna di dirlo. Però devi votare 5 Stelle. Certamente, adesso lo ribadisco. Io prima di vedere l'elenco dei partiti, che è anche questo è vergognoso, no? È chiaro. Prima di vedere quella lista, io ero indeciso se andare a votare o comportarmi come le ultime elezioni. Nel momento in cui ho visto che lì c'è 5 Stelle, Beppe Grillo sotto, perché anche lì, insomma, tutto quello che è successo in precedenza, a quel punto io non ho avuto più dubbi, perché il mio, mi sembrerà strano, ma il mio voto a favore di 5 Stelle può sembrare, come dire, una protesta nei confronti degli altri partiti, ma a questo punto sinceramente non lo è più, perché non lo è più, cioè io non... Chi sono quelle persone che effettivamente lavorano o che hanno lavorato nel sentire dire che quella ha rubato 1 milione, quella ha pagato 1,5 milioni e quel presidente di quella determinata regione che piglia 300.000 euro in più di quanto percepisce il presidente degli Stati Uniti Barack Obama? Cioè, ma avete pazienza, ma c'è un Luca, no. Non si può, mica. Arriva la Fornero e pretende di parlare di lavoro, abbiate pazienza, a mio giudizio la Fornero prima di parlare di lavoro, visti i risultati che si sono avuti, minimo doveva mettere per 6 mesi una tuta, andare a lavorare e poi poteva parlare di lavoro. Il ministro Monti, Tremonti, Brunetti e chi ne ha più ne mette, prima di parlare di economia
Cristo, devono andare dalla vecchietta che piglia 500 euro al mese e prendere delle lezioni private per sapere che, come si fa l'economia. Chi è professore di economista in Italia? Che non è capace di fare il presidente del consiglio e che c'è un'altra professore lo paese, che lo può fare? Aumenta le tasse, piglia 250 miliardi alle dà alle banche che hanno causato tutto sto casino, che noi stiamo pagando le conseguenze. No, non fa quello che bene, da 250 miliardi è una montagna di soldi. Li danno in banca all'1%, poi io vado alla banca, devo fare prima 4 ore di fila se me ne danno, e me ne danno il 5%. E che c'è un russo? Ora può fare queste stupidate. E mi fermo qua. Il signore ha parlato della raccolta differenziata dei rifiuti. Ebbene, io in uno stabilimento ho cominciato a farlo. Alla fine l'azienda, anziché pagare, si metteva i soldi nella tasca. Allora Cristo fa una raccolta differenziata fatta per lì, da persone oneste soprattutto, vuol dire alla fine dell'anno mettersi dei soldi nella tasca e non pagare. Perché io a conti fatti, a casa mia, produco in un anno, perché io ho fatto la lettera al sindaco quando mi mandò la lettera per pagare la spazzatura, l'unico fesso dentro di Rione che mi ha fatto la lettera. Allora io in un anno vengo a produrre meno di 400 kg di spazzatura all'anno. A questo punto mi sono posto la domanda: se la mia spazzatura, la raccolta la camorra, mi costa 225 euro a tonnellata, ci vado a risparmiare? Allora dove è Cristo il problema, visto tutti i guai che hanno fatto? Basta organizzare le cose per bene. Invece noi a che cosa stiamo assistendo? A una distruzione totale della terra, perché qua lo stiamo vedendo. Voi vedete un ruscello, c'è l'acqua sporca. Perché c'è l'acqua sporca? Perché tu il 90% degli impianti di depurazione non funziona, compreso quello di Rionegro. E se qualcuno non mi crede, ci spostiamo di 700 metri, io gli faccio vedere un impianto di depurazione che è fermo dal mese di dicembre del 2011. Va bene? Lui ha citato la Fenice. Io una volta mi sono sentito dire da un ingegnere che la Fenice, tutti i parametri della Fenice sono a posto, però c'è la parte che è inquinata. Uno scienziato dice questo. Portare a norma i parametri è la cosa più semplice di questo mondo. Basta soffiare dell'aria pulita dove c'è la sonda che fa il rilevamento in continuo dei fumi. Non è difficile, i dati si possono anche camuffare, dov'è il problema? Io di cognome sono Ermanno, di nome sono Luigi di Rio Nero, un attivista 5 stelle perfetto. Sì. Ho lavorato 25 anni in una vetreria dove lavoravo nel gruppo cosiddetto Amir, che attualmente grazie ai nostri politici adesso è della UNC Illinois, quindi figuriamoci. Quindi ho lavorato 40 anni, ho cominciato a lavorare per l'età di 14 anni, quindi sono un lavoratore cosiddetto completo, insomma vai. Sono un lavoratore precoce, usurante, con 40 anni di contributo. E mi auguro che le nuove generazioni, questo ce l'auguriamo, ringraziato pure Beppe Grillo e i signori qui presenti, diano la possibilità ai giovani, non dico di fare quello che ho fatto io, ma almeno a me l'80%, insomma, vai. Grazie. Ci sono attualmente due gruppi del Movimento 5 Stelle esistenti, neonati, diciamo. Vedete questa cosa però come, io naturalmente personalmente auspico che un giorno ci sia un'integrazione vera di questi due gruppi, però ecco, vedete questa cosa come un motivo di ricchezza. Se volete ne potete costituire un terzo, un quarto, quello che volete, l'importante è che condividete le idee del Movimento 5 Stelle. Per riferirsi a quello che diceva il Signore, l'idea del Movimento 5 Stelle non significa soltanto protestare verso i politici che non fanno qualcosa, ma anche essere autocritici verso il proprio comportamento.
Io adesso, mentre il Signore parlava, pensavo a quando noi ci fermiamo un attimo in ospedale a bere il caffè con le cialde, no? Avete mai visto, no? Certamente. Allora, pensate cosa succede in quel momento lì. Per un piccolo bicchiere di caffè, per un sorso di caffè, c'è lo scatolo delle cialde, ci sono dentro le cialde ognuna con la propria protezione, all'interno ci sono le cialde che costituiscono immondizia, poi ci sono i cucchiaini per girare che sono all'interno di una confezione, poi c'è lo zucchero che sta nella confezione grande, c'è lo zucchero che voi tirate fuori, poi ci sono i bicchieri di plastica che stanno nella confezione grande di bicchieri di plastica per un piccolo sorso di caffè. Voi dovete creare tutta questa immondizia. In un piccolo gesto c'è tutto quello che crea poi il problema. Allora non è soltanto come comportarsi nel momento in cui l'immondizia è stata creata. Dobbiamo anche cominciare a pensare come non si crea questa immondizia. In fondo sono 50 anni che c'è la plastica in tutti questi contenitori e probabilmente prima non esisteva proprio il problema dell'immondizia, perché tutto quello che si metteva nei campi veniva naturalmente assorbito dai campi e diventava concime. Invece no, adesso il nostro modo di fare, il nostro modo di vivere così consumista, senza chiederci più che cosa c'è dietro le cose, ha condotto a questo genere di problemi che diventano problemi enormi dal momento in cui sono gestiti da persone che non si interessano dei cittadini. Però dobbiamo essere noi i primi, e un esempio può essere, che ne so, se qualcuno di voi di questa stanza un giorno andrà ad amministrare questo comune, voi pretendete magari che il supermercato del nostro comune venda il detersivo sfuso. Quanti sono a Brunero? 15.000, 14.000? Quindi diciamo diviso 5 saranno diviso 10, 1000, sono 3.000 famiglie a Rio Nero. Allora immaginate 3.000 famiglie a Rio Nero ogni mese consumeranno certamente un contenitore di detersivo, quindi 3.000 contenitori al mese solo per il detersivo. Ma non è possibile imporre, dico, tu vuoi avere la licenza per avere il tuo supermercato qui a Rio Nero, allora mi devi vendere il detersivo sfuso. Io ho un solo contenitore, vado lì e mi compro il contenuto, non il contenitore. Non è una grossa idea, la fanno già questa cosa qua, ma che ci vuole adottarla? E a non creare il problema che poi dopo ci torna contro in termini di tumore. Poi dopo è inutile che facciamo un bellissimo ospedale come quello che abbiamo qui, quando il tumore c'è già avvenuto, perché riparare al danno del tumore è molto difficile. Facciamo il possibile, ma vi rendete conto che è molto difficile in ogni caso. Qua questo è il problema, la prevenzione, il cambiamento di mentalità. Appartenere al Movimento 5 Stelle significa cambiare la mentalità in tutte le cose, osservare tutto quello che ci succede intorno. Grazie. Ah, poi, ecco, io vorrei solo dire un altro piccolo, tu vuoi dire ancora? Cioè, adesso una necessità, quella dei rappresentanti di lista, non so Giuseppe, quanti ce ne sono già? Tu, 7, mi pare Franco, quanti sì, ne avete indicati lì? Altri, una decina, quindi sono 17, mentre le sezioni a Rio Nero sono 16. Allora, quindi ci siamo con il numero minimo, cioè se ce ne sono altri è buono. Avere i rappresentanti di lista, lo sapete tutti, ci difende rispetto a possibili brogli elettorali. Una forza neonata ha necessità di mettere persone fidate lì, e purtroppo noi non siamo un'organizzazione, o meglio, forse è meglio che non siamo un'organizzazione, però ecco, i problemi comunque possono venire. Quindi è importante che qualcuno di voi si faccia avanti per difendere quel momento, che poi è il momento in cui si concretizza tutto questo nostro desiderio di cambiare le cose. E poi che altro volevo dire? Ringraziamo le persone che hanno organizzato questo evento stasera, e probabilmente sono state spese certamente dei soldi, noi tutti ci autofinanziamo, ma ecco, per le persone che hanno speso qualcosa, se volete fare una piccola offerta, di poco c'è qua fuori, sì, meglio così, fuori. Fate una piccola offerta per dare una mano, ma di poco davvero, non dovete fare grosse spese. Grazie. Grazie.